Allora, e perché dovresti? No, oggi abbiamo lavorato sull'organizzazione interna della Presidenza e quindi sono state diramate tre direttive di cui volevo dare notizia, che sono tre direttive credo importanti. La prima riguarda un'ulteriore riduzione del 25% delle macchine di servizio della Presidenza del Consiglio. Sono state quindi ridotte bloccati le locazioni e i noleggi di questa parte che abbiamo ritenuto in esubero. È stato applicato un nuovo regolamento che razionalizza l'utilizzo e rende possibile l'utilizzo di quelle macchine che rimarranno in servizio per tutto l'arco della giornata e quindi senza logiche diverse. La seconda direttiva riguarda invece la flotta aerea della Presidenza del Consiglio. Voi sapete che esiste una flotta aerea, esistono i cosiddetti voli di Stato, i voli blu. Negli ultimi tempi sono state approvate due direttive, l'ultima nel maggio di quest'anno, che hanno applicato regole molto stringenti sull'uso dei voli blu. Con l'applicazione di queste direttive contiamo di poter più che dimezzare il numero di ore volate rispetto a quanto accadeva fino a 2-3 anni fa. Per questo motivo, di concerto con il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, abbiamo deciso oggi di vendere 3 dei 10 aerei di Stato, un Airbus 319 e 2 Falcon 900. Contiamo di ottenere un risparmio di un valore complessivo di mercato per la vendita di questi 3 aerei di Stato di circa 50 milioni di euro e abbiamo deciso di assegnare questi 50 milioni di euro alla Protezione Civile per rimettere in funzione tutta quella parte di flotta antincendio che invece nei tagli delle ultime leggi finanziarie ha reso l'operatività dell'azione antincendio della Protezione Civile ridotta ai minimi. Questo vuol dire soprattutto il tema degli elicotteri, ovviamente il tema della manutenzione dei Canadair stessi e di tutto il resto che anche in questi ultimi tempi ha vissuto momenti di grande difficoltà, in particolare in Sardegna. Gli effetti dei tagli si sono visti pesantemente e riteniamo invece assolutamente necessario dare un segnale di forte discontinuità. Quindi la decisione importante di oggi è quella del taglio dei voli di Stato, della vendita di 3 dei 10 aerei della flotta di Stato e dell'utilizzo di quelle risorse per rendere più operativa e rafforzare invece la flotta antincendio che, ripeto, era stata pesantemente tagliata nelle ultime leggi finanziarie. Tutto questo perché, ripeto, quest'anno, grazie alle regole che ci siamo dati, senza mettere in discussione l'efficienza del lavoro svolto, che è un'efficienza della quale io devo ringraziare tutti coloro che operano nel campo appunto della flotta aerea di Stato, in particolare per il lavoro che fanno in campo umanitario, per le emergenze, eccetera, però siamo in grado di individuare un numero di circa 5.000 ore di volo prevedibili per quest'anno sulla base di quanto si è fatto nei primi mesi e questo appunto ci consente di più che dimezzare il numero che nei periodi precedenti, non faccio riferimento ovviamente al 2012 che è stato un altro anno in cui la cifra è scesa, ma tutto questo renderà possibile appunto la scelta che abbiamo fatto, quindi una razionalizzazione, un miglior uso degli aerei che rimarranno in servizio e la vendita dei 3 aerei che ho detto e l'utilizzo di quelle risorse per rendere di nuovo più forte e più operativo il contrasto agli incendi. Terza direttiva riguarda invece l'emissione del personale della Presidenza, una direttiva che razionalizza e anche qui taglia i costi rispetto alle esigenze di servizio e anche rispetto a una maggiore funzionalità. Quindi, ripeto, sono 3 scelte credo importanti, trovate tutto fra pochi minuti sul sito della Presidenza e del Governo, trovate proprio le direttive firmate dal
segretario generale della Presidenza del Consiglio, vogliamo dare ovviamente un'indicazione di un'ulteriore scelta verso la riduzione dei costi, i tagli dei costi e una maggiore efficienza e una riduzione dei privilegi. Nel caso poi della vendita degli aerei della flotta, dei voli blu, chiamiamoli così, è anche una scelta molto forte, perché l'utilizzo di quelle risorse per la flotta antincendio del nostro Paese è una scelta che va nella direzione appunto di venire incontro a uno dei più grandi problemi che purtroppo ci portiamo dietro da molti anni, che anche in questa estate ha purtroppo visto grandi problemi. Devo anche colgo questa occasione per ringraziare tutto il personale della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco per il lavoro assolutamente encomiabile e straordinario che, pur con una limitatezza di risorse che viene appunto dai tagli degli anni scorsi, sono riusciti a svolgere. Contiamo che adesso, con questa nuova emissione di risorse, che appena verranno venduti i tre aerei della flotta di Stato che citavo prima, l'Airbus 319 e i due Falcon 900, potranno essere finalmente più forti e più significative. Questa era la comunicazione che volevo dare. Se ci sono domande su questo tema, su questi temi. E ha quantificato diciamo, dal punto di vista finanziario la seconda direttiva, invece la prima sulla riduzione del 25% delle auto blu quanto vale all'incirca più o meno? Ovviamente su questa seconda c'è un tema di maggior utilizzo delle macchine che rimarranno, delle automobili che rimarranno, ma su questo vi daremo maggiori elementi in seguito. Bene, vi ringrazio. Come? Abbiamo parlato da Baku addirittura. No, purtroppo non abbiamo notizie, ho cercato anche adesso le ultime notizie, non c'è nessuna conferma. Ovviamente siamo tutti trepidanti per una informazione che è arrivata dalla Siria per vie appunto quelle che sapete anche voi, che ci fa tutti trepidare, e siamo alla ricerca di informazioni e di contatti ogni minuto, in contatto continuo con la Farnesina, con i servizi che stanno operando in questo campo. Fino adesso non c'è alcuna conferma. Grazie. Mantova, Radio Monte Carlo, buon pomeriggio Presidente. Sui tagli che avete operato oggi, è il massimo che si poteva fare o è prevedibile intervenire ancora, ad esempio, sulle auto blu? Questo è un passaggio che è una tappa verso una maggiore operatività della struttura che abbiamo a disposizione. Io credo che, fatto questo passo, si possa sicuramente fare di più. A livello complessivo di governo, come sapete, il Ministero della funzione pubblica, la pubblica amministrazione, sta lavorando per rendere delle regole ancora. Questa è una scelta autonoma della Presidenza che riguarda l'operatività della Presidenza. Credo che sia una scelta così può funzionare. Vediamo quali saranno i passi poi successivi. Manuela Ferri, TG La 7, buonasera. Per quanto riguarda invece il tema dell'IMU, il 23 agosto c'è un Consiglio dei Ministri, potrebbe essere lì già la soluzione, il 23 agosto al Consiglio dei Ministri? Ripeto quello che ho sempre detto, entro il 31 agosto, punto. Grazie a voi. Sono alle viste, Presidente, scusi.